pensando al discorso di divulgazione che noi cerchiamo di perseguire sia tramite romanzi che tramite saggi, questo saggio, il Grande Imperatore di Bisanzio, per i non addetti ai lavori può sembrare, come dire, particolare, perché anche chi segue il Medioevo, i grandi fatti, le grandi figure, forse non ha molto presente questo personaggio, non solo perché è un personaggio femminile, nel Medioevo prevalgono le figure maschili, però ricordiamo che è un contesto ricco di personaggi invece noti anche al grande pubblico. Io penso solo all'incoronazione di Carlo Magno, che vuoi per la facilità di memorizzare la data, è l'Ottocento, proprio anno spaccato, e vuoi anche il fatto che ci troviamo in un secolo di contrasti religiosi tra adoratori di immagini e iconoclasti, e qui vedremo il grande ruolo dell'imperatore, imperatrice Irene, e poi perché è un momento in cui Bisanzio, l'impero millenario erede della tradizione romana, è sotto attacco da parte da ogni direzione, dal nord, quindi dai Balcani, dai Bulgari e dagli Slavi, e dall'est dal Califfato, nome che oggi richiama un'altra minaccia. Allora si tratta del Califfato sorto da pochi decenni degli Abbasidi di Baghdad. Allora io lascio la parola al rappresentante dell'editrice Spagna, che ha pubblicato questo bel saggio, che è l'Imperatore di Bisanzio. Buonasera a tutti, sono Roberto Ravello, direttore dell'editoriale Juvans. Rubo veramente solo un minuto per anch'io, insomma, sentendo appunto il bisogno di dover ringraziare chi ha organizzato questo evento e chi dà l'ospitalità in questo bellissimo posto. L'editoriale Juvans è una casa editrice che è nata nel 79 a Roma, e recentemente nel 2012 è stata, diciamo, acquisita e rilanciata dal gruppo di Nemesis Edizioni. Una casa editrice nata con il pallino esattamente della storia, una storia allo stesso tempo di ricerca accademica, quindi ha coinvolto grandi nomi della storia, molto famosi, come appunto Cardini, Barbero e tanti altri, no? Illustri, e anche una storia che comunque allo stesso tempo voleva essere divulgativa, perché questa è da sempre la vocazione stessa, insomma, credo, della materia storica. Le ragioni di pubblicare questo libro le scoprirete tra poco. Non posso altro che ringraziare la presenza qui del professor Cesaretti e soprattutto dell'autore Nicola Berna. Non ho avuto l'occasione di incontrare fisicamente solo oggi, bellissima occasione, grazie. Io lascio la parola per introdurre l'autore Nicola Bergamo e per introdurre il libro al professor Paolo Cesaretti, noto bizantinista, che vi anticipo rivedremo a dicembre per il suo prossimo libro. Professore. Grazie Misco, e ribadisco i ringraziamenti che sono stati formulati. A questi aggiungo un ringraziamento particolare al nostro giovane e famoso autore Nicola Bergamo, che è stato così gentile con me da rivolgere a suo favore un singolare destino milanista. La Venezia, che è questa città straordinaria da tanti punti di vista, è una città che nasce nel periodo in cui sostanzialmente la grande esperienza della vita urbana antica si conclude, no? Sappiamo tutti quali sono le caratteristiche del Medioevo, le caratteristiche della ruralizzazione, no? Finisce la tradizione antica delle poleis greche e romane, il mondo cambia, si fa più piccolo. Ecco, questo mondo diverso, che non ha più niente a che vedere con la tradizione classica, nasce questo prodigio storico di Venezia. E questo prodigio cronologico è anche un prodigio geografico, perché questa è una città che nasce là dove nessuna città sembrava poter nascere, proprio lì nasce Venezia, no? E al tema delle origini di Venezia, rispettate da una lunga tradizione storiografica già in antico, tra epoca una o epoca longobarda e via dicendo, si innesta il terzo prodigio, il fatto cioè che la città impossibile, nata quando le città muoiono, nata dove sembrerebbero
soprattutto è da segnalare la meritoria attività che l'ha portato a ideare e dirigere una lista di studi bizantini che è ormai una realtà consolidata e che è una rivista caratterizzata da una grande modernità di, aperte le virgolette, la parola non mi piace, la dico, di approccio. Non mi piace la parola, la usiamo lo stesso. Perché? Perché è una rivista che prima ancora di essere una rivista cartacea è una rivista elettronica. Per cui, che cosa accade? Accade che una realtà apparentemente così esotica, apparentemente così remota come quella bizantina, non sarà riuscito a fare l'elogio del bizantino, certamente non serve, ma proprio una realtà di questo genere si è stata divulgata dal, più che divulgata delle forse valorizzata da Nicola, che da un gruppo di altri giovani studenti e poi studiosi, in forma estremamente moderna, quindi qualcosa di remoto, qualcosa di remoto dello spazio e del tempo, che però si è imposto, ha trovato un suo spazio anche grazie a forme di comunicazione estremamente nuove e incisive. La capacità dell'autore si vede anche nella sua si conosce anche della sua capacità di fare molto con poco e da questo punto di vista Nicola riesce decisamente a restituire il senso pieno, convincente di un'esperienza rara e sicuramente inimitabile come fu quella della donna imperatore di Bisanzio. Grazie. Grazie Cesaretti anche per aver arricchito la categorizzazione saggi, romanzi e biografie, che sicuramente è una declinazione ancora più precisa. E lascio quindi la parola all'autore Nicola Bergamo. Il 17 dicembre 1969, patriarca di Città Poli, sposi due fidanzati. Quindi, in tempi veramente brevi, circa un mese, un mese e mezzo, e Irene arriva, si fidanza e si sposa. Se facevo tempo in tempi brevi, potrò pensare che appunto la cosa fosse già architettata. E dopo il matrimonio, ovviamente, si aspettava l'erede, e l'erede nasce esattamente 9 mesi dopo. Quindi è proprio una cosa di importante, perché nasce Costantino, chiamato così in onore del nonno, che era quello di Costantino V, perché la dinastia cosiddetta isarica si alternavano i nomi di Leone e Costantino, quindi Leone III, Costantino V, Leone IV, Costantino VI. E questo viene chiamato il suo nome. Il 21 gennaio, cioè appena 7 giorni dopo, viene battezzato, e la cosa importante è ricordare che Irene è una donna felice, felice perché ha sposato l'uomo che prima presumibilmente amava, o comunque avevano fatto di tutto affinché lui lei lo amasse, ed è felice anche perché al tempo riuscì a dare la discendenza maschile. È importante questo perché la discendenza maschile era considerata come ovviamente importante per la continuità della dinastia. Quindi, fidanzamento veloce, matrimonio veloce, figlio veloce, insomma. Quindi tutto è perfetto per Irene. Quindi dalla provincia lei si trasferisce in una metropoli. Sappiate che Atene forse avrà avuto, adesso voglio fare cifre un po' a caso, ma comunque sulle decine di migliaia di abitanti, Costantinopoli al tempo, anche se era molto più ridotto del periodo di Giustiniano, comunque aveva comunque più di 100.000 abitanti, insomma, quindi aveva città veramente enorme ed era considerata la metropoli mediterranea, quindi una città veramente molto grande. Che cosa accade poi dopo la nascita del nipote? Che Costantino V, che aveva già dato filo da torcere in tutti i sensi sia agli arabi sia ai bulgari, che erano diciamo i popoli che prendevano i confini, perché Bisanzio era l'VIII secolo, è accerchiato, è l'impero di Bisanzio accerchiato da oriente da parte degli arabi e all'occidente nella zona dell'odierno Danubio e nella zona anche un po' più bassa perché avevano già conquistato una parte della zona dai popoli, dai bulgari, che sono delle tribù non ancora ben chiare, quindi anche se hanno una costituzione legata a un re,
hanno ritirato la Cesena e Costantino vince diverse battaglie. E è Costantino famoso che appunto riesce a tenere il conto di Roma. Comunque è importante vedere che lui riesce a vedere la nascita delle nipote, quindi muore contento perché muore, perché riesce a far sposare il figlio con una donna bella, come abbiamo già detto, di tutte queste doti che aveva, e riuscire a avere anche un discendente. Quindi lui muore felice, diciamo, che questa donna alla fine della dote ha fatto quello che era stata presa per fare. Ed è anche divertente pensare che questa donna, che era comunque umile, pare almeno così, lei non appare una donna superba, una donna arrogante, una donna iracconda, che poi invece dimostra di essere una persona tranquilla, tiene un low profile, usando un termine inglese, che comunque a Costantino andava bene. Quindi lui muore felice, c'è anche un gioco del destino, perché poi Costantino V muore felice non sapendo che aveva dato a Irene lo scettro, che alla fine Irene distrusse tutto quello che aveva fatto. Iniziamo con la regenza di Irene. È interessante sapere che Irene si trova regente perché è moglie di Leone e soprattutto è madre di Costantino VI, che è il vero imperatore. Quindi la cosa più interessante, la cosa più importante per lei, cosa deve fare? Lei deve far riconoscere tanto suo figlio come legittimo discendente, poi scongiurare gli intrighi di palazzo che si erano già avuti contro di lei e contro il figlio, che erano architettati dai figli, il terzo, il secondo e il terzo letto di Costantino. Poi cerca di costruire un gruppo di potere vicino alla sua figura per far sì che, insomma, per evitare altri complotti. Poi è obbligato a difendere l'impero per grandi invasioni arabe. Ce ne sono parecchie, come dopo sarà tutto durante il suo regno, saranno caratterizzate da grandi invasioni arabe che saranno veramente sfortunate nei nostri confronti, perché arabe riusciranno la quasi totalità. Cosa fa l'Irene? L'Irene deve dimostrare comunque di essere una donna che è in grado di fare la guerra. Perché? Perché in quel momento, come vi ho detto prima, Bisanzio è accerchiata dall'invasore, quindi deve combattere per la sua stessa esistenza. Quindi è ovvio che pensare a una persona, donna, come diceva appunto Barba nella sua monografia, dicendo con gli occhi dell'erba, ovviamente, pensare che una donna avesse dovuto prendere la strada e difendere l'impero dagli altri, insomma, una cosa non era facile. E questo è molto importante perché Irene riuscì a essere. Quindi, e lo fece intanto facendo cose, intanto nomina una persona sua fidata che è un costauraccio, e lui fa parte di un enclave, di un gruppo abbastanza diffuso di eunuchi. Gli eunuchi a Bisanzio non sono come gli eunuchi ottomani, quindi vedete, produttori dell'arium e di abbastanza ambigui, no? Gli eunuchi sono fondamentalmente uomini, anche se addirittura possono addirittura avere, cioè non avere figli fisicamente, ma possono partire, sono effettivamente maschi, e possono guidare eserciti, infatti sono famosi molto per guidare eserciti, e riesce ad aprire, la prima cosa che fa, perde contro gli altri subito, allora cerca di fare combattere e viene umiliato, ma questo non è che è colpa dei bizantini, pare che ci sia un tradimento, e queste sono chiarissime, per i bizantini sono tantissimi tradimenti, tante battaglie sono perse, e appena arriva nella zona dell'attuale stanza, e la rinomina con il proprio nome, la chiama Irenopoli, tanto per dimostrarvi com'è il personaggio, nel senso che prima era mite, tranquilla, adesso pian piano che inizia a prendere potere, inizia a mostrare cosa effettivamente vuole fare, nomina Irenopoli la città, e poi si sposta e arrivano fino a Plovdiv e anche lì conquistano la città e rendono la zona sicura per l'impero. La cosa interessante è vedere appunto che comunque è abbastanza spiegato nel libro come una donna provinciale con pochi peli, sto usando il termine oggi moderna, arriva appunto alla corte di Bisanzio e si evolve, e tutto questo potere che arriva nelle sue mani forse la turba, appunto man mano che gli anni passano e il potere sarà consolidato, lei reagirà nella maniera sempre peggiore.
E che cosa arriva a un punto importante che io ho trattato molto, molto solamente nel libro, perché appunto non volevo trattare il tema religioso, ma è importante ricordare che Irene è diventata santa. Perché? Perché riporta il culto delle icone a questa di Marcoli. Adesso il discorso sarà troppo lungo, non voglio annoiarmi, ma comunque in breve, in brevità, Costantino V afferma che la rappresentazione di Cristo e dei santi non può avvenire, perché se noi rappresentiamo Cristo, lui, la divinità, non può essere rappresentata. Indice un concilio, vengono le icone vengono eliminate, e però l'anatema viene, cade sulla chiesa di Costantinopoli. Quindi tutte le altre sorelle che sono patriarcato di Antiochia, patriarcato di Gerusalemme, patriarcato di Alessandria, patriarcato di Roma, lanciano l'anatema contro Costantinopoli. Quindi Costantinopoli è da sola a livello politico. Quindi il ritorno all'immagine fatta da Irene, seppur in due tentativi, il primo è andato male, organizzato malissimo, una incapacità totale, di quello che ho già detto nel libro, è importante ricordare sempre il secondo tentativo, perché lei diventa santa per questo motivo, cioè recupera il culto delle icone sancito dal secondo concilio di Nicea. E questo però cosa le fa? Non le rende una a livello politico comunque ha grossi problemi, perché sebbene sia riuscita a recuperare il culto delle immagini, importantissimo in quel periodo, ha delle defezioni militari che sono veramente incommensurabili, perché io lo ricordo di aver studiato tante vite degli imperatori, ma purtroppo Irene è tra i peggiori. E questo ricordiamo che lei cerca di recuperare il figlio Delchi, che vi ricordate per ammanzoniare la memoria Delchi, insomma, di chi era, si era rifugiato a Costantinopoli dopo la caduta di Pavia per mano di Carlo. E Irene sfrutta questa sua asso della manica, lo manda a tentare di conquistare l'Italia grazie agli appoggi longobardi che Adelchi dice di avere. Invece anche in questo momento fallisce miseramente e perde qualcosa come 10.000 uomini, cioè al tempo 10.000 uomini per un esercito così ridotto come il periodo dell'VIII secolo, è una strage. E viene detronizzata in tempi abbastanza rapidi, e lei alla fine quasi rassegnata lascia il potere e viene prima spedita in esilio dai suoi principi, che contro lei stessa aveva ha contribuito a rendere una sorta di ritiro di famiglie, di predominio, o comunque di persone insomma, poco gradite all'esercito. E poi viene spedita definitivamente all'estero, perché credono, il nuovo imperatore del centro crede che appunto Irene sia comunque una persona che potrebbe creare dei problemi. A 50 anni, poco dopo 50 anni muore, e la cosa interessante che lei è rimasta è questa frase che poi ho scritto anche nella parte del libro, e ecco, questa è una frase detta da Teofane, quindi possibilmente credibile, e dice appunto che io accetto che Dio, il mio assistente campione, mi ha glorificato quando io ero un'orfana e mi portò fino al sogno imperiale. Quando io ne ero indegna, io ora mi incolpo per la caduta e per i miei peccati. Quindi lei dice: guardate, io ero una provinciale, sono diventata imperatore, e Dio, come mi ha dato, mi toglie. E così è finita la storia. Muore appunto di vecchiaia dopo che si è fatta monaca nell'isola di Lesbo, e così si conclude la vita di Irene. Vi ringrazio.